noi comunque tifiamo sempre Cesena e tifiamo la nostra squadra, anche se è retrocessa. Non si festeggia, è la nostra romagnoletà, rimanere sempre uniti, divertirsi, festeggiare, non c'è niente a festeggiare ma stare insieme, che è quello importante. Io sono 3 anni che sono qua e ho sempre visto il pubblico del Cesena così dietro di noi, anche quando le cose vanno male, quello fa molto piacere, è un bellissimo posto qua. Forse è questo il bello della Romagna. La Romagna siamo così noi, amiamo anche queste cose qui, stiamo vicini alla società, vicino a tutti. Qui a Cesena lo stadio è bello perché è pieno di bambini e anche questa sera penso che sia la dimostrazione, che la viviamo come deve essere vissuto il calcio. Diciamo che io la seguivo anche negli anni 70, poi dopo ho avuto le figlie, una cosa o un'altra, un po' trascurato. Poi adesso ho ripreso, che saranno 6-7 anni, a frequentare, trasferte. No, per come lo vedo io, il calcio dovrebbe essere questo. Uno deve essere giudicato in campo, una volta che finisce la partita deve essere finita la questione, punto. Questo è quello che insegnerò ai miei figli, quello che penso che vada insegnato ai ragazzi. Perché nelle ultime trasferte abbiamo fatto un tifo scatenato e sapevamo già di essere in B. Io non ho mai visto da altre parti un tifo così. Cesena ha una cultura calcistica, secondo me, che non ne ha di uguali, quindi a differenza anche lo stesso presidente è, diciamo, un esempio di tutto questo. Ti mancherà Cesena? Ah, certo, sì, l'ho sempre detto, qua ho passato 3 anni veramente bellissimi e spero di tornare forse un giorno qua. Sì. Ancora non hai fatto niente, però l'anno prossimo vediamo. Ci sono anche in Italia realtà dove il calcio è vissuto per essere uno sport e non un modo per far guerra e fare scontri durante le partite. Cesena deve essere un esempio per tanti, perché, ripeto, quest'anno, nonostante le mille difficoltà che ha avuto la squadra, ci hanno sempre applaudito, ci hanno sempre seguito in tutte le parti d'Italia. Ma io credo che la gente in Romagna abbia la consapevolezza anche dei propri limiti, noi non ce l'abbiamo fatta, altre volte invece siamo riusciti a centrare degli obiettivi insperati, la gente lo sa che noi cerchiamo di dare il massimo, c'è grande tradizione per i giovani, il settore giovanile così, e poi noi abbiamo questo stadio straordinario senza barriere dove frequentato da tante famiglie, credo che sia quel qualcosa in più che molti altri non hanno. Insomma. Bisogna invitare le TV nazionali di venire a vedere queste cose qui, sarebbe uno spot pubblicitario per tutto il calcio italiano.